Dopo Mattola, dopo quelli di Mattola, sai quando gli avranno Mattola? Mai! Devono ancora nascere margherite! Oppala! Avete parlato di Mattola, vabbè! Ha detto che il numero uno! Ha detto che il numero uno! E tu finta niente, stai centellinando il respiro! Everything is never as it seems. 'Cause I get 1,000 hugs from 10,000 lightning bugs. Is they tried to teach me how to dance? A foxtrot above my head. A sock hop beneath my bed. A disco ball is just hanging by a thread. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. Adesso sei il numero due. Sei scalato. Beh, vabbè, dai, importante che insegui, tieni lì il numero uno. Dopo sei ancora in te, riesci ancora a ragionare. Niente, ridi, ridi. Non sei rilassato? Cazzo. Oh, ma così fai più strada, eh? Vabbè, io non lo so come... Adesso... Ah, Coco, è là dietro, il tuo... Però è là dietro il tuo posto, eh? Di non so se non ti ricordo. Perché? Perché il nome di Dio è in vano? Sai che io ti sto riprendendo dopo... Lega dei copertoni del 480 della manica. Dai manica, quelli sono mezzi pesanti in cave o grandi scavi. 480 sono la metratura del raggio della ruota. Poi la mette doppia, ardupiede. Ardupiada. Ardupiada. E poi comincia a frullar con i gambini. Metto 54, prende la bici e distrucchi. Poi usa il rapporto più agile, che è 53-11. Perché gli altri sono negativi. Meno 9. Ma non per quest'altra anno. Ma io mi cavi i cacchi, muoio in dal gorgonzola. Almeno dos. Via, 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 via! Via, via, dezza, dezza! Devi passare di lì.
non mi venire addosso perché mi fai male. Ecco. Con primo piano che è Albert Einstein. Hai anche la chiavetta, eh? Scrisci una regola. Non è vero. Che deficiente. Aspetta, che fa una carrellata. Pericolo radiazioni. Dica, spettacolare. Questa la puoi usare quando non ce la fai tu. Poi ci abbiamo messo anche il tuo sito internet, bts.it. Bacca madosca. Nel caso che... E la chiavetta? È per connetterti. Ah, va bene. No, sei tu gli altri. C'è una merda. Quelle lì sono tutte le idee, vedi? Le vari idee che si accendono quando... Che spettacolo, eh? DS. Di mondi semo. E DS... DS in primo piano. E di scuola per il DS. La banana. Di una piccola cosa. Allora, nel nostro gruppo abbiamo un ragazzo che è un ragazzo, magari definito anche Cicchini, che comunque è nel nostro cuore, sempre, comunque, e in ogni modo noi cerchiamo sempre di favorirlo e darlo sempre nelle nostre menti. Tempo fa lui decise di fare un grande passo, un ulteriore grande passo, di acquisire un nuovo metodo, un top di gamma, una bici strepitosa, favolosa, il massimo del massimo,
però o per scelte personali o perché consigliato in maniera così un po' furtiva. Sulla strumentazione era rimasto un pochino così, un po' sugli entry level, per cui gli venne consigliato di acquisire un sistema di rilevamento velocità, un sistema di misurazione della distanza molto molto primordiale, nonché un piccolo sistema Garmin 200 che era assolutamente inadeguato per il mezzo che aveva scelto, per cui grazie a un nostro attento nonché prego. Atleta quasi definito un gladiatore Claudio del Gondini, Claudio detto Pepo, ha fatto una modifica a questo Garmin entry level 200 trasformato in un sistema tra i più sofisticati sul mercato, per cui io chiedo all'amico Claudio, Claudio prego, no adesso te ne dai, te lo dai tu, chiamo il Baco Stefano Bacchelli a ricevere questo premio, col cuore, con tutto il nostro cuore dall'amico Claudio, vai. È il nuovo sistema che lui utilizzerà sul portavanti della sua nuova fiammante super sportiva. Garmin 1000, 4 tempi new edition, conta chilometri, conta giri, conta pedalate, pressione acqua, pressione olio, stato di carica, batteria, livello benzina, indicatore benzina, indicatore frecce, radio MA, FM, anestesia, antenna, assist, stiff, star 100, compatibile antenna plus e anche grazie vero! Software integrato. Grazie. Ma guarda una cosa! No, però è l'antenna, ti piace? Ma gira! No, te può tirar via adesso, vedi? Posso questa? Regolare però! No, questa la puoi anche tirar via se ti dà fastidio! Ormai siamo sul caffè, i dolci, abbiamo perso ogni tipo di limite, calorie a go-go. Comunque, al di là di tutto, noi vogliamo come nostro gruppo di carti, però vogliamo estenderlo anche agli amici di Modena e di Mignola. Un ultimo regalo che non vuole essere tanto nella struttura, nel contesto del regalo, ma nel messaggio che esso vuole dare. Cosa voglio dire? Voglio dire che ogni gruppo, Modena, Carpi, Mignola, è sempre stato costruito, strutturato su una grossissima partecipanza di tipo maschile. E su questo non c'è niente di strano. La nostra vera forza deve essere e sarà quella sempre di un maggior coinvolgimento della partecipazione di chi ha accesso. E il nostro gruppo di carpi, dopo aver acquisito con grandi sforzi e per alcuni pezzi rubato alla concorrenza alcune pedine strepitose, fondamentali ad esempio la Paola Ferreira, che tutti conoscete, la Lorella, la Cintia e tantissime altre, la Michela, certamente, avanti. Quindi noi abbiamo una grandissima attenzione a quello che è il coinvolgimento del sesso gentile femminile. Per quanto riguarda
il nostro coinvolgimento, noi abbiamo, dobbiamo ringraziare una persona che nel nostro gruppo, e ripeto, il nostro gruppo è formato da una sorta di duplice gruppo, un gruppo un filo più soft chiamato Le Divine e un gruppo più hard chiamato Top Rider, però comunque sempre capitanato e gestito, nonché continuamente informato in maniera precisa, il venerdì per il sabato per la domenica, attraverso SMS su tipi di attività, di percorsi, di giri, e nonché il fatto di dare sempre comunque un'attenzione anche il sesso che partecipa alle nostre escursioni, gite o uscite. Prima io chiamerei voglio chiamare il nome tutto il gruppo di arte. Dopo ci vai tu a prendere la mano. Credo che è una stupidaggine, però forse è l'unica cosa a cui lui può ammirare in questo senso. E chiamo qui in causa il nostro grande capitano Andrea Rebecchi con un ringraziamento, con un'effigie che non ha niente a che vedere con il gentilsesso rappresentato nelle nostre uscite, ma è, come ho detto prima, l'unica cosa a cui lui può aspirare. Prego, fate entrare che... Un applauso per il nostro anfitrione. Grazie Andrea. C'è anche il buono al braccio. Gonfia. Un po' più duro. Tante da restituire. Ma ci sono dei bambini, ci sono dei bambini. No, ci sono dei bambini. Questi già li sviluppano. No, non si sgonfia. Rimane così. Non si sgonfia, Andrea. Rimane così, sì. Contento, contento. Non si vede anche le la porta con noi passi, ma è rimpiazzata. Ma non mi collo il 2012, ce la faccio con lei, legata allo schiena. L'altro anno l'ho fatta col perisoma su del casco. Sono andato sul giornale, non hai visto? Perisoma! No, io so perché non c'era. Ma hai detto al barbotto, ma come mai il perisoma? Perché le ciocche bionde di quello del pezzolino non bastavano a condurre la figa. Che bello! Ma se sento sport, aiuta! Addio, hai fatto il foto. Figa, vedi che la lucina che sta lampeggiando? Andiamo in griffa con Carli sulla spalla. La bambola è nuova. La bambola è nuova. Bacio, bacio. Dai, bacio. Dai, ma è poverino. Dai. Senti, ma come si fa ad andare su Facebook? Me lo dici come si fa, che c'è anche io qualcosa da mettere su Facebook? Ti racconta la gatta stasera, perché la figlia che ha tua moglie, vabbè, ma la gatta si chiama Andrea! 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 Libero! Andrea, la metti in mare,
in macchina di fianco a te. Oh, ma lei è brutta. Che cazzo è brutta? È sempre io, guarda.